oggi, sinceramente, abbiamo perso una partita che nelle occasioni si è creata meglio loro, penso che abbiamo perso una partita che non meritavamo. Dopo, chiaro, Flaminia non ha rubato nulla perché ha avuto le sue situazioni, ha sfruttato quello che ha avuto, secondo me. E noi siamo stati un po' sfortunati, abbiamo preso tre traverse, quindi parecchio la male, poi sinceramente negli episodi, in qualche episodio non so adesso di l'arbitro come prima volta era fuori gioco, quel ragazzo in occasione della punizione era rigore dentro l'area, però al di là di quello c'era male perché è una partita che secondo me non meritavamo di perdere, però gli episodi del calcio purtroppo fanno la differenza dei voti. La sensazione che abbiamo avuto, almeno abbiamo avuto personalmente, nel secondo tempo di aver visto buoni giocatori subentrare in corso d'opera, uno su tutti, Silva se non sbaglio, un giocatore di colore. Mi sembra che le cosiddette seconde scelte in ogni caso possano dare delle certezze alla sua squadra. No, sì, sono stati bravi a entrare, chiaro, ho fatto dei cambi perché abbiamo giocato sabato, poi giochiamo domenica, quindi ho fatto qualche rotazione, ho una rosa ampia che mi può permettere di cambiare sia domenica dopo domenica, partita dopo partita che in corsa, come dice lei, quindi sicuramente chi è entrato ha fatto bene, abbiamo cambiato anche il modulo, siamo passati un po' a 3-4-1-2, abbiamo cercato un po' di mettere due punti centrali fisicamente dove magari ci potesse dare un po' di pressione più davanti, cioè centrale su qualche pallata è venuta perché abbiamo fatto effettivamente bene e sul momento migliore nostro, sul 2-1 abbiamo preso il 3-1 su una punizione laterale dove sicuramente bisognava avere un po' più di attenzione perché magari fino alla fine potevamo mettere in difficoltà la famiglia perché sul 2-1 ero convinto veramente di pareggiare la partita. Siamo ad aprile, ma sembra di stare alla fine di giugno. Il caldo ha pesato, ha influito su questa gara. Sicuramente il caldo, i primi caldi si fanno sentire dopo quando giochi 3 giorni anche, però era caldo per noi, era caldo per loro, quindi sicuramente poi sull'intensità magari delle squadre in questo momento in generale, le partite magari siamo quasi a fine anno, il caldo come dici te, e quindi può anche un po' influire sull'aspetto dell'intensità, di tenere magari alta per 90 minuti l'intensità, quindi probabilmente un po' ucciso, però non è assolutamente una scusa. Come prosegue il vostro campionato a 3 giornate dalla fine? Prosegue, noi bisogna cercare di entrare dentro i playoff, ancora non lo siamo, abbiamo 3 partite da fare, con domenica dobbiamo assolutamente fare un risultato pieno con Pomezia. Sono in difficoltà in difesa perché chiaramente c'è due centrali di Erna, oggi durante il scaldamento ha accusato un problema al piede, ma già ce l'aveva venerdì, quindi non è entrato. Il ragazzo è un po' riuscito per infortunio, quindi ci sono un centrale più c'ho Buffoni squalificato, quindi chiaramente mi devo un po' inventare un po' la difesa dietro, però è una parte importante domenica per Pomezia che oggi è andato a Valanga, ha vinto 4-1, una squadra che ovviamente deve salvarsi, in ogni caso deve salvare la stagione, inevitabilmente gioca tutto per tutto, gioca le partite come si dice in questi casi alla morte, noi. in Sì. finale Champions. No, sicuramente quando affronti queste squadre si devono salvare, alle volte sotto l'aspetto carattere emotivo mettono qualcosa in più, sicuramente devono fare risultati, come dici te, hanno vinto oggi, devono cercare assolutamente di fare i playout, adesso non so come andrà, sì, perché quindi sono in lotta per fare i playout perlomeno e quindi verranno a lavorare per fare risultati, è chiaro che noi dobbiamo assolutamente cercare di fare risultati, anche noi quindi sarà una partita dove tutte e due le squadre avranno motivazioni alte. L'ultima domanda, generalmente si chiede che cosa si dice a una squadra negli spogliatoi dopo una sconfitta del genere. Le chiedo che cosa si dice sul pullman del ritorno dopo una sconfitta del genere. No, è chiaro che i ragazzi erano abbattuti perché anche loro hanno avuto la percezione che è una partita dove si poteva portare a casa un risultato positivo, quindi è chiaro che bisogna cercare di tirare su, io ho detto sicuramente di alzare la testa, che comunque sia la prestazione è stata fatta, mi hanno dato tutto fino alla fine, quindi quando la squadra dà tutto io dico sempre ragazzi vanno protetti, vanno giocati, penso che bisogna cercare di ripartire, come nel caso abbiamo la fortuna di giocare tra 4 giorni, quindi bisogna resettare da domani e pensare al Pomezia, che è una partita per noi importante. Grazie a voi. A voi.